Prima di caricare il vostro revolver, dovete asciugarlo dall'olio con lo scovolo di lana o degli straccetti, oppure sparando alcune capsule a vuoto. Tenendo il cane in posizione di sicura e l'arma verticale, inserite in una camera del tamburo la dose di polvere. La borra in feltro e appoggiate la palla sulla bocca della camera del tamburo. Sganciando la leva di caricamento dalla canna, spingete la palla nella camera. Ripetete la stessa operazione per le altre camere, che sigillerete alla fine con del grasso, isolandole una dall'altra per evitare accensioni multiple. Ora inserite le capsule nei luminelli, se volete usando il portacapsule. E portando l'arma in punteria, armate il cane, mirate e fate fuoco. Tutte le pistole, i fucili a pietra focaia e a miccia e la maggior parte dei fucili a percussione vengono caricati con la palla tonda avvolta nella pezzuola lubrificata. Per conoscere il diametro della palla e lo spessore della pezzuola, potete consultare la tabella nel nostro manualetto con i suggerimenti al tiro. Dopo aver verificato la condizione della pietra e il suo serraggio nei morsetti del cane, si fa qualche prova di accensione con la sola polvere nel bacinetto. Ciò servirà anche ad asciugare la canna da eventuali tracce di olio. Si infila lo spillone nel focone e si versa la polvere usando l'imbuto. Si infila la borra, quindi si appoggia la pezzuola sulla bocca della canna. Si centra la palla e con il bullet starter si spinge nella canna. Nelle gare ufficiali non è consentito l'imbuto nel caricamento delle armi militari. Con la bacchetta si spinge fino in fondo. Si toglie lo spillone e si riempie il bacinetto di polvere, si chiude la martellina, si arma il cane, si punta e si fa fuoco. Nel caso di una pistola a percussione, l'unica differenza sarà nell'innesco, che sarà costituito dalla capsula. Il fucile a percussione può essere caricato con il proiettile ogivale. Iniziate sparando qualche capsula per asciugare la canna e il luminello da eventuali tracce di olio, come visto per il revolver. Infilate l'imbuto nella canna e versate la polvere. La scelta del proiettile dipende dalle caratteristiche della rigatura. Il passo e la profondità delle righe infatti suggeriscono l'utilizzo di uno o di un altro proiettile. Dalla miniera calibro 45 da 360 grani per il Bristlen a quella calibro 58 da 400 grani per lo Springfield 61. Oppure le maxi calibro 45 da 250 grani per il Tryon o da 500 grani per il Mortimer o il Tryon Creedmoor. In ogni arma può essere utilizzato il suo specifico proiettile. La palla precedentemente ingrassata viene introdotta nella bocca della canna e spinta fino in fondo con la bacchetta, avendo cura di non picchiare molto per non deformarla. Quindi si inserisce la capsula, che può essere del tipo a 4 ali nel caso di fucili militari. Se l'arma è dotata di stecker, si provvede a caricarlo appena in punteria. Tranne che per il fucile militare, è consentita, oltre che consigliata, la pulizia della canna tra un colpo e l'altro. Il deposito di residui, infatti, renderebbe molto difficoltoso il caricamento successivo. Anche nell'uso della doppietta, prima di caricare, è meglio sparare alcune capsule per asciugare eventuali tracce di olio dalla canna e dai luminelli. Con i cani in posizione di riposo, versate la polvere nella prima canna e appoggiate la borra sull'imboccatura, ripetendo la stessa operazione nella seconda canna. Dopo aver spinto una borra con la bacchetta, versate i pallini utilizzando l'apposita fiaschetta e spingete in fondo alla canna anche il cartoncino. Completato il caricamento, ripetendo quest'ultima operazione anche per la seconda canna, inserite le nuove capsule utilizzando il pratico portacapsule.